Lunedì 6 luglio 2015, io sono Fabio Ranfi, buona settimana a tutti, questo è Good Morning Milano. Ora andiamo a vedere i fatti principali. Ed è arrivato il giorno tanto atteso dai dirigenti e dai tifosi della squadra rossonera di Milano, quello in cui la Fondazione Fiera darà la risposta definitiva sul progetto da realizzare nell'area del Portello. I principali giornali e i quotidiani sportivi hanno però già anticipato quella che sarà la risposta, quasi certamente negativa. Il comitato esecutivo avrebbe infatti optato per l'altro progetto in gara, quello di Via Alta di Vitali S.p.A., che prevede un percorso ciclopedonale con hotel, locali e uffici. A questo punto il luogo prescelto per la sede del nuovo stadio del Milan potrebbe essere a questo punto la zona dell'ex Falck di Sesto San Giovanni. E il comune ha annunciato che il proprio sportello Cercoffo Scuola rimarrà aperto tutta l'estate. Questo sportello di cosa si tratta? Si tratta di uno sportello dedicato all'orientamento scolastico dei giovani stranieri arrivati negli ultimi 2 anni in Italia in fase di ricongiungimento familiare. Da gennaio sono più di 120 le famiglie che hanno usufruito di tale sportello e, visti i numeri positivi, il comune ha deciso di continuare anche durante l'estate, visto che spesso i giovani vengono in Italia proprio in questo periodo per ricongiungersi con i genitori e poi iniziare la scuola a settembre. E parte questa mattina alle 9:30 la prima corsa del nuovo City Tour di ATM. L'iniziativa vuole dare l'occasione ai turisti in visita ad Expo di fare un giro della città prima di raggiungere l'esposizione. Le corse partiranno da Cairoli e condurranno i passeggeri al Terminal Expo di Rosario in circa 45 minuti. Lungo il tragitto saranno effettuate varie fermate intermedie e sarà possibile per i visitatori salire a bordo del bus anche appunto in queste fermate. Il costo del biglietto, valido per un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata, è di 10 euro e deve essere convalidato al momento dell'utilizzo. Nella giornata di ieri sono stati inaugurati gli 8 km di piste ciclopedonali dal Villoresi ai padiglioni di Expo nelle vie d'acque nord. Ma il battesimo è stato amaro. Il commissario unico Giuseppe Sala ha infatti dichiarato che il cantiere per le vie d'acqua sud è stato completamente smantellato perché non si è in grado di proseguire i lavori. A decidere della realizzazione più o meno dell'opera non sarà più a questo punto Expo, ma che tra qualche mese appunto andrà a concludersi, ma sarà bensì il comune di Milano. Sala ha comunque sottolineato il successo delle vie d'acqua nord e della pista ciclabile appena inaugurata insieme ad un nutrito gruppo di ciclisti. E con questa notizia io vi saluto, vi auguro ancora una bellissima settimana e l'appuntamento è a domani con Good Morning Milano.